Stop agli arrivi al transito in Italia per chi è stato in Serbia, Kosovo e Montenegro negli ultimi 15 giorni. Il ministro Speranza risponde all'allarme Covid nei Balcani. All'Italia abbandona il Trieste Airport, durissimo Fedriga, ci rifondano la nostra quota di soldi con cui contribuiamo e facciamo da soli con altre linee. Via l'onorificenza della Presidenza della Repubblica allo scrittore Boris Pacor per le dichiarazioni sulle foibe, così il senatore Gasparri di Forza Italia a Tele4. Abuso di farmaci o eccesso di sedazione, questa è l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Gorizia per la morte del 29enne albanese al CPR di Gradisca. Concerto a San Giusto per onorare le vittime del coronavirus in diretta ieri sera su Tele4, discorsi commossi del governatore Fedriga e dell'arcivescovo Crepaldi. 200 posti moto e scooter gratuiti e recintati ricavati nel piazzale antistante il magazzino 2 sul retro di Corso Cavour, assessore Polli, disponibili a giorni. Squalo volpe di 4 metri all'amo di un pesca sportivo, un incontro indimenticabile con l'animale poi liberato durante una battuta di pesca al tonno. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti all'edizione della sera del nostro telegiornale. Stop dunque agli arrivi e al transito in Italia per chi è stato in Serbia, Kosovo e Montenegro negli ultimi 14 giorni. Il ministro della Salute Speranza ha risposto oggi così all'allarme Covid nei Balcani che aveva già determinato contagi di rientro anche a Trieste. Serbia, Montenegro e Kosovo si aggiungono alla blacklist del Ministero della Salute per il rischio di rientro del Covid in Italia, come di fatto è già avvenuto sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto, con contagi fortunatamente ancora contenuti. L'ordinanza firmata oggi dal Ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto da e per i 3 paesi, aggiunti alla lista di quelli a rischio per la pandemia, che già comprendeva 13 nazioni, tra cui anche la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del Nord. Dunque il provvedimento ha di fatto ricompreso tutta l'area balcanica attualmente fortemente colpita dal virus. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia, perciò non conta la nazionalità ma la presenza in quel paese nelle ultime 2 settimane. Nel mondo l'epidemia è nella fase più dura, ha scritto il ministro in un post su Facebook. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora. Ovviamente il monitoraggio spetta alla polizia di frontiera, anche se non sono previsti dei presidi ai valichi. Dunque tutto si basa fondamentalmente sull'autodisciplina dei singoli, rendendo quanto mai necessario un approfondimento dei protocolli sui lavoratori transfrontalieri, ovvero una disciplina invocata a più riprese dall'assessore alla sanità regionale Riccardi, che renda necessario rispettare le norme sulla base di precise indicazioni alle categorie che utilizzano questa manodopera. Tema questo, però, ancora una volta in capo al governo e al Ministero degli Esteri. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di coronavirus nella nostra regione. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono quindi a 3.343 in Friuli Venezia Giulia, mentre le persone attualmente positive sono 119, 6 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati riscontrati 1.408 casi a Trieste, 1.003 a Udine, 712 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti sono 22, le persone in isolamento 90, i deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Ed è decisamente furioso il presidente della regione Massimiliano Fedriga riguardo la decisione da parte di Alitalia di abbandonare il Trieste Airport. Nel suo commento il governatore ha provocatoriamente richiesto indietro i soldi pubblici stanziati dalla regione così da organizzarsi con altre compagnie.
L'influenza Giulia è un marchio che vuole sottostendere che c'è qualità, impegno e vicinanza al territorio. Non mi sembra che l'Italia rappresenti questi valori. È davvero infuriato Massimiliano Fedriga quando gli si pone all'attenzione il problema di collegamento aereo che investe il Friuli Venezia Giulia con Roma e Milano dopo la decisione di Alitalia di lasciare a piedi, è il caso di dirlo, l'aeroporto di Trieste. Il giudizio del numero uno della giunta regionale è lapidario, anche perché vanifica in pratica tutti gli sforzi fatti per allacciare un dialogo e trovare una soluzione che accontenti tutti, o meglio, che non lasci il Friuli Venezia Giulia isolato con le grandi città e snobbato dalla compagnia di bandiera. Mi sembra di notare un disinteresse da parte del governo e di questo ovviamente me ne dispiaccio, ne ho parlato più volte, ma più volte formalmente e informalmente. Penso che sia inaccettabile che un'azienda che prenda soldi pubblici, soldi dei cittadini, anche del Friuli Venezia Giulia, e si comporti in questo modo. Dividiamo i 3 miliardi rispetto agli abitanti di Friuli-Venezia Giulia, ci lasciano quei soldi, paghiamo noi altre compagnie aeree e facciamo collegamenti con tutto il mondo, non con Roma e Milano. Fedriga passa poi dalla rabbia alla preoccupazione quando gli viene chiesto un pensiero rispetto all'aumento dei contagi nell'area balcanica. Ho fatto presente anche ieri, ho avuto modo di incontrare anche rappresentanti diplomatici sia italiani in quei paesi che rappresentanti diplomatici in Italia di quei paesi. E ho fatto presente che la situazione nelle aree balcaniche è particolarmente grave. E noi stiamo vedendo come intervenire anche come regione. È chiaro che quello che ho chiesto al governo, e tendo a ribadirlo, ovvero quello di far obbligare il rispetto della quarantena per chi viene da quei paesi, scelti oltretutto dal governo, cosa che io condivido, tipo Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo. Bisogna obbligare, e per obbligare bisogna, dal mio punto di vista, mettere la sanzione penale per chi la quarantena non la rispetta. Non è affatto vero che da Trieste non si può volare su Roma, basta avere 10 ore di tempo e la pazienza di aspettare 6 ore quando va bene in un altro aeroporto in attesa di prendere un volo per la capitale. Amara ironia quella con cui la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino commenta la notizia della cancellazione della tratta aerea che collega il capoluogo giuliano con Roma. Inaccettabile il silenzio dei commissari dell'Italia, inaccettabile l'inerzia di un governo che non lesina aiuti per salvare una compagnia aerea decotta, ma non ha la forza di pretendere alcuni collegamenti strategici. Alitalia ha previsto la riattivazione dei voli con la capitale da e per l'aeroporto di Trieste dopo il 31 agosto 2020, in quanto l'operatività del collegamento durante il mese di agosto avrebbe generato un'ingente perdita economica a causa dello stagionalmente basso livello di domanda, combinato anche al mancato accoglimento da parte del gestore di ronchi dei legionari alla richiesta di riconoscere alla compagnia di bandiera italiana condizioni di costo dei servizi aeroportuali in linea con quelle riconosciute alle compagnie straniere. Questo è precisato in una nota di Alitalia. La compagnia riferisce inoltre di aver trasmesso ai vertici degli organi di controllo evidenze circa la discriminazione economica con la quale viene assistita, circostanza presente nella maggior parte degli aeroporti italiani ed incompatibile con gli interventi di efficientamento in atto. Alitalia auspica che le interlocuzioni attualmente in corso possano favorire il conseguimento dei presupposti per una pronta ripresa delle attività sull'aeroporto di Trieste. Ritirare l'onorificenza italiana a Boris Pacor. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri lo ha detto ieri collegato con Tele4 in diretta. La base di tutto, ancora, le dichiarazioni rilasciate dallo scrittore di lingua slovena lunedì scorso. Non mi pare che meriti una onorificenza della Repubblica Italiana chi minimizza o nega il dramma delle foibe. Le affermazioni rilasciate lunedì pomeriggio dallo scrittore Boris Pacor, 107 anni dopo aver ottenuto una doppia onorificenza italiana e slovena in merito alle foibe, tengono ancora banco. Perché è un presidente che ha ricevuto la mia lettera dove c'era una cosa scava. Il suo parlare il giorno del ricordo, 10 febbraio, ha fatto un attacco all'armata jugoslava che ha fatto gettare nelle foglie non so quanti italiani, è tutta una balla questo, non era vero niente.
Ieri collegato in diretta con Tele4, il senatore forzista Maurizio Gasparri ha annunciato la propria intenzione di andare fino in fondo, arrivando a chiedere che lo scrittore di lingua slovena, l'onorificenza italiana, sia ritirata. Quindi assumerò un'iniziativa parlamentare, perché questa vicenda va chiarita, e ne parlerò anche con l'onorevole Sandra Savino, il coordinatore regionale di Forza Italia, con la quale sono in contatto e con la quale condividiamo alcune vicende. Il parlamentare di Forza Italia in ogni caso valuterà se anche in altre circostanze Boris Pahor abbia negato o sminuito il dramma delle foibe per agire eventualmente nell'ambito della legge che ha istituito il giorno del ricordo. Se troverò questo riscontro in maniera inoppugnabile e documentata, porrò il problema se sia meritevole di un'onorificenza della Repubblica Italiana chi si pone in contrasto con la realtà della storia. Per quel che riguarda il significato della visita dei due presidenti, Gasparri non cede ad alcuna considerazione retorica ed indica un altro dato che gli appare controverso. Non va bene il fatto che nell'incontro tra le associazioni degli esuli e il presidente della Repubblica Mattarella, che ha mostrato attenzione e disponibilità come altre volte, non ci siano dei passi avanti sostanziali su una serie di temi. Infine, la questione della bandiera italiana ammainata, che il senatore aveva sollevato già lunedì pomeriggio. Gasparri non è affatto soddisfatto dalla risposta avuta dal cerimoniale del Quirinale, secondo cui quella bandiera sarebbe issata soltanto di domenica. Se il tricolore c'era solo la domenica, il lunedì sul pennone grande di Basovizza c'era il tricolore. L'hanno issato degli abusivi, è stato un errore, oppure lo hanno issato come tutti i giorni, tranne il mercoledì, gli esponenti della Lega Nazionale. Quando uno poi non dice la verità su un dettaglio, potrebbe non dare peso alla verità su cose più grandi. La verità va rispettata nei dettagli e nella ricostruzione della storia. Dare corpo e forza alla candidatura a Capitale Europea della Cultura 2025 di una realtà unica che coinvolga Trieste e i comuni costieri sloveni e la costa istriana croata fino a Pola. Questo è il tema al centro di un incontro che si è svolto quest'oggi in municipio a Trieste tra il sindaco di Piazza e i sindaci dei comuni sloveni della costa istriana, il primo cittadino di Pirano e i colleghi di Capodistria, di Isola e di Ancarano, affiancati da Martina Gamboz, project manager del progetto Pirano for Istria 2025 per la candidatura comune di questo territorio a capitale appunto europea della cultura. Adesso torniamo a parlare della morte del ragazzo albanese di 29 anni al CPR di Gradisca, con le ipotesi investigative da parte della Procura di Gorizia e le nuove denunce dell'assemblea No CPR No Frontiere, che da anni si batte contro la struttura di Gradisca. Vediamo il servizio. Abuso di farmaci o eccesso di sedazione. Questa è l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Gorizia per la morte del 29enne albanese al CPR di Gradisca. È stato portato via così dalla sua camerata, già avvolto in un telo mortuario da due sanitari in tuta bianca, in ossequio alle regole ai tempi del Covid. A trovare esanime il giovane il 14 luglio alle 6 di mattina erano stati i compagni di stanza, mentre anche un marocchino di 35 anni nella stessa camerata versava in gravi condizioni, ma ora è stato dichiarato fuori pericolo. E mentre il caso approda in Parlamento a seguito dell'interrogazione presentata dall'onorevole del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo al ministro Lamorgese, ecco che emergono nuove indiscrezioni dall'assemblea No CPR No Frontiere, che da anni si batte contro la struttura di Gradisca. Stando alla nota diffusa, il ragazzo morto avrebbe assunto Rivotril, una benzodiazepina ad alta potenza con ansiolitiche, sedative e antiepilettiche, che viene spesso somministrato ai reclusi. L'abuso di psicofarmaci, scrive l'assemblea, è una costante nei centri di internamento. Le persone li assumono per evadere da quel quotidiano senza speranza o come sostitutivi legali di altre sostanze. Restano da appurare, però, le effettive responsabilità dei dipendenti del CPR, degli addetti medici e dell'infermeria, anche perché proprio l'ipotesi dell'overdose di psicofarmaci o di sedazione eccessiva è ciò su cui stanno indagando gli inquirenti. Ora andiamo alle immagini, ma soprattutto alla musica. Ieri San Giusto, Cattedrale, concerto per commemorare le vittime del coronavirus. Un
un concerto a San Giusto in memoria delle vittime del coronavirus. E quello andato in scena ieri sera in cattedrale e trasmesso in diretta da Tele4. L'iniziativa è stata voluta dalla Diocesi di Trieste in collaborazione con l'associazione musicale Aurora Ensemble e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Le armonie dell'orchestra da camera regionale diretta dal maestro Romolo Gessi sono state precedute da alcune parole sentite del governatore Massimiliano Fedriga. Sono emozionato perché i mesi che abbiamo visto alle spalle sono stati mesi che hanno visto tutta una comunità, quella regionale, combattere insieme contro un nemico ancora sconosciuto. Io ricordo, qui c'è il vicepresidente Riccardi, io ricordo le notti in cui ci sentivamo anche alle 2, alle 3, alle 4 di notte e dovevamo ascoltare il dramma di quei momenti e contare le vittime innocenti della pandemia. Un evento che ci vede ancora dentro la pandemia. L'orchestra suona con le mascherine e ringrazio, o con il distanziamento necessario per dover suonare, è entrata con le mascherine, con delle regole che ci hanno allontanato dalla quotidianità, ma che dobbiamo essere in grado di riconquistare. Dunque è stata la volta del vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, di spiegare il perché della scelta musicale associata al ricordo dei tanti scomparsi a causa del Covid. L'esecuzione dell'opera musicale di Franz Joseph Haydn, intitolata Le sette ultime parole del Redentore sulla croce, nell'intento di associare i nostri morti alla morte del Signore Gesù. Con questo concerto, inoltre, vogliamo condividere con una partecipazione densa di affetto, di vicinanza, di cordoglio, le lacrime dei loro familiari e amici. Ed ecco uno dei brani che hanno voluto omaggiare in musica quelle tante anime, quei tanti amici che sono stati sopraffatti dal virus. Ospite stamani a Sveglia Trieste, il vice sindaco Paolo Polidori è tornato sulla volontà di incrementare i controlli a bordo degli autobus per il rispetto dell'obbligo di mascherini a bordo, anche attivando agenti in borghesi. Poi anche una battuta sulle prossime elezioni comunali. Le regole da dover rispettare a bordo degli autobus che richiamano essenzialmente all'utilizzo, e io aggiungo anche corretto, della mascherina. Lei ha annunciato ci saranno dei controlli ulteriori. Io mi sento di aver giustamente condiviso con il comandante della polizia locale di andare ad aumentare quelli che sono questi controlli, che voglio dire, sono comportamenti facilmente superabili soltanto indossando la mascherina nel tragitto dell'autobus. Ecco, da questo punto di vista, allora, il fatto di andare a fare dei controlli mirati non solo in divisa ma anche in borghese, attenzione, perché in questo caso esatto, in questo caso sarà non è che la gente vedrà davanti alla fermata gli agenti della polizia locale, stai un secondo, mezzo secondo per mettersi sulla mascherina, no, sarà una questione sempre nell'ottica della prevenzione e non della repressione, ma il messaggio deve essere tale da fare in modo che le persone si sensibilizzino. Si candida al comune di Muggia? E nelle possibilità, perché no, nel senso che comunque non si è ancora parlato in maniera approfondita su quello che sarà il prossimo anno vanno a elezioni sia il comune di Trieste che il comune di Muggia, e ad oggi io non sono candidato sindaco di Muggia, però è tutto un percorso che verrà fatto, ci saranno delle valutazioni da fare, a me piace quello che sto facendo e mi sento comunque, ho molti stimoli a portare avanti tutte le problematiche
problematiche che sto portando avanti come referente al bilancio, alla polizia locale, alla sicurezza nei comuni di Trieste, perché io comunque non me ne voglio i musesani, ma io sono nato a Trieste, sono triestino, mi sento triestino, cioè, al di là del fatto che mi trovo benissimo a Muggia anche da parecchio tempo, e quindi è una splendida città, male amministrata, no? E quindi andrebbe salvata da questo punto di vista. Da questo punto di vista faremo dei ragionamenti seri per quanto riguarda le prossime candidature. Accordo di programma Ferriera, i nodi vengono al pettine, potremmo riassumere così il senso di un incontro questo pomeriggio in diretta nei nostri studi con Michele Piga, segretario provinciale della CGIL. Noi ci troveremo dai 5-10 mila disoccupati in più in questo territorio attorno a ottobre-novembre, e dare una direzione, un investimento profondo all'industria e ai rapporti con il porto avrebbe dato questo slancio. Michele Piga, segretario provinciale della CGIL, inserisce il discorso in merito all'accordo di programma sulla Ferriera in un contesto più generale. Accordo che la CGIL contesta ancora sulla base di due punti. Da una parte, rispetto ai percorsi di riconversione della Ferriera, ritardati dal Covid, ricordo che l'accordo di programma è stato firmato a fine lockdown del Covid, quindi è una cosa che era ben consapevole, e il problema occupazionale che sta emergendo. C'è di più, secondo Piga. L'accordo di programma portava con sé un vulnus che a suo dire d'ora in poi si manifesterà in tutta la sua gravità. Il giudizio negativo che noi abbiamo dato rispetto al percorso dell'accordo di programma è che quell'accordo di programma non guardava l'area di crisi industriale complessa, ma guardava solo la questione della Ferriera. Noi intendevamo affrontarla sia sotto il profilo ambientale, affrontando il tema del sito inquinato, e anche da un punto di vista del rilancio economico. Bene le soluzioni logistiche attorno al porto, manca il rilancio industriale. La CGIL non è per nulla soddisfatta delle prime mosse della regione, soprattutto verso i lavoratori interinali, alcuni dei quali sono costretti a pagarsi autonomamente i corsi di formazione, laddove molti potrebbero trovare collocazione non in Fincantieri, ma in ditte appaltatrici. Si rischia di non coprire questi lavoratori, di lasciare la questione delle assunzioni a situazioni assolutamente arbitrarie e non condivise con i lavoratori stessi attraverso le organizzazioni sindacali, e risalta fuori il problema sicuramente di 60 lavori interinali, a cui è stato promesso da parte del Ministro Patuanelli, da parte della Regione, una ricollocazione. Questa cosa non c'è e noi l'avevamo detto. 200 posti moto e scooter gratuiti e recintati ricavati nel piazzale antistante il magazzino 2A del Porto Vecchio sul retro di Corso Cavour. L'assessore comunale all'urbanistica Luisa Polli lo ha svelato in anteprima oggi durante Tele4 Estate. Sono posizionati qui davanti al magazzino 2A del Porto Vecchio i nuovi 200 posti moto e scooter approntati dal comune in quest'area peraltro recintata. Siamo sostanzialmente alle spalle del noto negozio Mirella, piuttosto che a una cinquantina di metri circa dalla sala Tripkovic. Questi posti moto e scooter saranno disponibili a breve, come spiegato dall'assessore comunale all'urbanistica Luisa Polli. Perché abbiamo focalizzato tutta una serie di criticità dovute alla presenza di grossi uffici, di sedi, pensiamo a Generali, a Fincantieri, Banca d'Italia, ma anche nuovi hotel che si sono aperti in zona, uffici eccetera, e quindi c'era la necessità di dare una risposta a coloro che si muovono con le due ruote. Trieste è la città in tutta Italia con più due ruote immatricolate. Che sono peraltro anche recintati, perché voglio ricordare che tutto quel sito è sotto il vincolo della soprintendenza, quindi abbiamo avuto l'autorizzazione per tracciare le righe e quant'altro, però il recinto farà parte di un passaggio successivo. Voglio ricordare che il parcheggio e l'ingresso e l'uscita sono nella bretella dietro Corso Cavour, e esattamente dietro il magazzino 2A, dove è prevista la realizzazione da parte di Green Sesam del mega contenitore parcheggi.
La Regione convocherà un tavolo di confronto con le associazioni che operano nell'assistenza alle persone affette dal morbo di Alzheimer e le loro famiglie per definire gli interventi che potranno essere attuati nell'ambito della tutela delle persone fragili, al fine di migliorare i servizi offerti nella nostra Regione. Lo ha confermato il Vice Governatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante un incontro con il coordinamento delle associazioni che si occupano di Alzheimer e di altre forme di demenza avvenuto a Palmanova. Straordinario incontro, nel Golfo di Trieste per un pescasportivo nostrano. Durante una battuta di pesca al tonno ha agganciato uno squalo volpe di 4 metri. È più lungo della barca? Aspetta che gli faccio fare ancora un giro. No, no, tira lo squalo. Piano che non ci faccia male con la coda, Uno squalo volpe di 4 metri all'amo nel Golfo di Trieste. Un'emozione indimenticabile per il pescasportivo nostrano che, chiariamo subito, una volta portato l'animale sotto bordo, lo ha accuratamente slamato e liberato. L'incontro, molto raro nelle nostre acque, è dovuto alla classica pasturazione adottata per insidiare i tonni. Diverse cassette di sardine triturate nella corrente. Stavolta però ad abboccare la corposa lenza da pesca d'altura non è stato un pregiato tonno rosso, ma un esemplare di squalo volpe lungo 4 metri e approssimativamente di 200 kg di peso. Mamma mia, più grande la barca! Il lamniforme, con una coda lunga alla metà della totalità del corpo, usata come scudiscio per stordire le prede, è peraltro ritenuto una specie vulnerabile a livello globale. Grande nuotatore solitario, presente in quasi tutti i mari temperati, si è spinto in alto Adriatico presumibilmente al seguito dei banchi di pesce azzurro. Dotato di 20 file di denti nella mascella e 21 nella mandibola, non è un pesce cane noto per attacchi all'uomo, ma può certamente, in casi estremi, produrre gravi ferite con il suo morso. Uno squalo noto anche per gli straordinari balzi fuori dall'acqua, documentati in diversi documentari, resi possibile proprio dalla straordinaria lunghezza della coda e dalla sua velocità. Una combinazione che ne fa una vera e propria meraviglia dei mari, per una volta, anche di quello vicino casa. Hai visto? Hai visto che scena? Nasce il marchio Io Sono FVG, il logo servirà a valorizzare i prodotti agroalimentari regionali e premiare gli imprenditori che si adoperano nel rispetto di pratiche virtuose di sostenibilità ambientale. L'immagine di un'aquila stilizzata, simbolo della regione Friuli Venezia Giulia, che richiama i profili dei monti e del mare, subito sotto un puntatore riferito alla territorialità dei prodotti, è una bandiera italiana che ricorda la qualità del Made in Italy prodotto in Friuli Venezia Giulia. È il marchio collettivo Io Sono Friuli Venezia Giulia, che riconosce e premia il valore aggiunto delle aziende agroalimentari della regione. L'iniziativa, presentata stamane, è promossa dalla Regione e da AgriFood per valorizzare le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno e lo sviluppo sostenibile della Regione e informare anche i consumatori in modo trasparente sull'origine dei prodotti che acquistano. Più che certificare la qualità, io credo che questo sia un marchio che dà la possibilità alle aziende della nostra Regione che scelgono di aderire a questo marchio collettivo e si impegnano su un percorso di sostenibilità aziendale, ma anche di una redistribuzione dei redditi derivanti dalle attività all'interno delle filiere regionali, di poter avere uno strumento con il quale riescono a identificarsi. Quindi non è una stretta qualità del prodotto, ma è un sistema delle aziende della Regione Friuli Venezia Giulia che riescono in questo modo a distinguersi e a garantire anche che tutti gli attori della filiera abbiano un trattamento dignitoso, perché questo è uno dei requisiti che questo marchio presuppone. I vantaggi, partiamo da questo, ovviamente è quello di poter avere una riconoscibilità e un sostegno, visto che è un'iniziativa della Regione che avrà una promozione a 360 gradi e quindi un'attività importante di riconoscibilità del marchio stesso. E quello che viene chiesto alle aziende per ottenerlo, ovviamente è una semplicissima richiesta, però c'è un regolamento che definisce proprio questi criteri che devono essere rispettati. Un criterio di sostenibilità aziendale, un criterio di valori aggiunti all'interno del Friuli Venezia Giulia e anche un trasferimento di alcuni dati essenziali che possano essere poi usufruiti e fruibili a quello che è il consumatore. Allora, si chiama NEOWISE dal nome del telescopio grazie al quale è stata scoperta. La cometa sarà visibile fino alla fine del mese. I consigli degli astrofili per osservarla anche a Trieste.
In questi giorni, nei cieli dell'emisfero boreale, è possibile osservare una cometa, un piccolo corpo celeste fatto di gas schiacciati e frammenti di rocce, che passando vicino al Sole acquista una coda luminosa. La cometa si chiama Neowise ed è stata scoperta lo scorso 27 marzo grazie al telescopio spaziale Neowise, da cui appunto ha preso il nome. In Italia sarà ben visibile anche a occhio nudo da metà luglio fino all'inizio di agosto. I soci del Circolo Culturale Astrofili di Trieste, che hanno realizzato le immagini che state vedendo e che in questi mesi vedono la propria attività ridotta a causa dell'emergenza sanitaria e di fatto l'occupazione del campo scout dalla Tendopoli per la quarantena dei migranti, hanno comunque portato avanti la propria attività ed hanno a loro volta individuato alcuni luoghi della città da cui è più facile osservare Neowise. Da Trieste possiamo benissimo osservarla verso nord-ovest e sarà al di sotto della costellazione dell'Orsa Maggiore. E così le persone potranno benissimo scegliere un luogo ideale per questa osservazione speciale, di cui noi come Circolo Culturale Astrofili di Trieste diamo delle indicazioni, per esempio la chiesetta di Morrupino, che ha la parte nord-ovest libera da colline, oppure anche se uno vuole da Muggia o dal Molo Audace di Trieste per una visione un po' meno scura, però bene o male si potrà ammirare questa cometa che ha una coda abbastanza lunga e quindi dotarsi di un binocolo sarebbe opportuno. Anche occhio nudo in queste zone più oscurate e la visibilità è ottima. Da quando è stata avvistata a marzo, la cometa ha fatto il giro intorno al Sole, passando a 44 milioni di chilometri di distanza dalla stella. Inizialmente gli astronomi non potevano essere sicuri che avrebbe resistito alle temperature cui sarebbe stata sottoposta in questo passaggio. Il suo nucleo però ha retto e per questo ora possiamo osservare la cometa e la sua coda nel viaggio di ritorno verso i confini del Sistema Solare. La cometa arriverà alla distanza minima della Terra, a 104 milioni di chilometri da noi, tra il 22 e il 23 luglio. Per ulteriori informazioni sull'attività del Circolo sono a disposizione il sito astrofilitrieste.it e l'indirizzo di posta elettronica info@astrofilitrieste.it. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme in diretta fino a poco prima delle 21. Bentornati in diretta, staremo insieme fino a poco prima delle ore 21. Dopo cederemo la linea al programma sportivo perché ci sono delle partite che vengono giocate in questo momento. Allora, se volete intervenire telefonicamente potete chiamare lo 040 31 39 93, potete anche mandare delle mail a svegliatrieste@tele4.it. Dopo la pubblicità delle 8:30 circa ci collegheremo con Lorenzo Acquaviva per parlare della prossima stagione di Approdi e per riflettere ancora una volta sulla situazione del mondo della cultura e dello spettacolo in tempi di coronavirus. Intanto andiamo a vedere quello che ci raccontano i quotidiani nelle loro pagine online, per esempio il Corriere della Sera. Allora, intanto c'è questo dato che non è proprio positivo, però dobbiamo segnalarlo. In Italia salgono i contagi, 230 in un giorno, 20 i morti, superata la soglia di 35.000 decessi. In Lombardia positivi in crescita, 10 i morti, tornano a salire Milano, Bergamo e Cremona. Vediamo se riusciamo ad ingrandire. Mi pare che non è proprio, no, non è, volevo vedere se, i dati del Friuli Venezia Giulia li abbiamo letti precedentemente, casomai dopo li riprenderemo. Torniamo al Corriere della Sera, c'è una telefonata, pronto, buonasera. Buonasera Bosacci, buonasera. Lei al telefono. Allora, io volevo dire era una un po' cosa, che non no? ci sentivamo. Ci vedevamo questa mattina? Ah sì, è vero.
ci siamo visti. Forse non sapeva che ero io? No, devo dire la verità, non avevo immaginato, per dire la verità. Eccolo, ma adesso sei meglio. Adesso okay. Siamo informati. Ecco, allora volevo dire una cosa, no? Anche adesso sul vostro programma, sul vostro telegiornale, avete dato notizia di questo albanese che è morto al CPR per un eccesso di farmaci o di sedazione, no? Allora io capisco tutto, però i morti sono sempre i morti, no? Allora mi chiedevo perché su questo qui adesso verranno delle interrogazioni parlamentari, tutto il mondo della sinistra si muove, penso che sia anche giusto, però per quella mamma che ha avuto il figlio che è morto per gli stessi motivi alle carceri del Corroneo è tutto sotto silenzio. Cioè è morto per un arresto cardiaco, hanno detto tutti, no? Probabilmente sono le stessi per un abuso di farmaci o un eccesso di sedazione. Questi farmaci non vengono dentro così al carcere con i colombi, no? Diciamo, eccolo. Per cui non riesco a capire, tanto tutti muoiono per arresto cardiaco, Bosazzi, tutti, no? Perché non si dà notizia per la morte del cielo, non da parte vostra o d'altro, però non si è dato quel rilievo che si è dato a questo albanese morto al CPR. Mi sembra che i due morti siano sullo stesso piano, non sono diversi. Eccolo, anche il fatto che quello al Corroneo era un triestino, era un figlio nostro. Non, per l'amor del cielo, non ho niente da spartire, ho capito quello che intendo. Un parente o d'altro, però ecco, questo è il problema. Grazie Bosazzi e mi scusi perché sono sempre polemica, ma insomma, ecco, guai se no. No, credo che qui c'è quella classica, come posso dire, ci sono quelle regole per certi aspetti, se vogliamo, cui anche il giornalismo deve sottostare, nel senso che logicamente CPR gradisca può significare in questo preciso momento qualche cosa di più. Diciamoci la verità, molti eravamo convinti che la vittima di Gradisca fosse magari anche una vittima del virus o altre cose. C'è sempre questa attenzione particolare, no? È la solita storia, il cane che morde l'uomo, l'uomo che morde il cane. Mi chiedo scusa se ho fatto questo esempio, che forse non è certamente l'ideale e il migliore in questa circostanza, ma c'è questa particolare, come possiamo dire, corrosione, mettiamola così, della professione giornalistica. Sentiamo la prossima telefonata. Buonasera. È pronto? Sì, prego. Buonasera. Io avrei da fare una domanda, visto che da oggi i cittadini dalla Serbia, Kosovo, sì, Montenegro non possono entrare, sì, che non dico niente, è giusto perché se è grave là, ok, ma come mai cittadini di Stati Uniti possono arrivare in Italia? Guardi, allora, lei ha toccato un... come posso dire, un argomento che viene molto dibattuto anche nelle redazioni, devo dire la verità, perché indipendentemente poi dalla vicinanza o meno della nazione, insomma, è inutile, i bollettini ci dicono che credo gli Stati Uniti siano il paese con più contagi, se la giocano con il Brasile, eccetera. E devo dire la verità, quando uno legge che appunto ci sono 16 paesi in cui 16 paesi, diciamo così, virgolette, messi al bando, certo, uno cercherebbe oggettivamente anche gli Stati Uniti. Sì. Poi sa, le ribalto la domanda. Facendo un esempio, lei sa che, non so se lei conosce, immagino di sì, l'attore Jack Nicholson. Sì.
Sì, okay. Come no. Lui è uno dei più grandi tifosi dei Los Angeles Lakers. Una volta fece una scenata folle e l'arbitro non fece assolutamente niente. Un giornalista poi chiese all'arbitro, dice, ma lei avrebbe dovuto sbattere Jack Nicholson fuori, sbatterlo fuori, insomma, no? Mandarlo via. E lui dice, sì, glielo va lei a dire. Ha capito? Ho capito benissimo. Quindi i poveri stati possono... Guardi, si può giocare con loro come si ha piacere, ma America non si tocca. America è covo dei Covid, ma loro possono entrare, guardi, in Italia. Le dirò, noi ne abbiamo discusso, ne discutevamo in redazione proprio la scorsa settimana, quando era stata resa nota quella prima lista, no, di paesi da cui non si poteva. Da cui non si poteva. Adesso non so. Effettivamente sì, quali questa domanda bisogna fare ai politici, ma io guardi, la scorsa venerdì scorso l'abbiamo posta al governatore Fedriga e lui dice, gli Stati Uniti sono amici nostri, però insomma è un paese a rischio, non c'è niente da cosa c'entra amici se uno è a rischio, sì. Se sta a casa, non lo si va a trovare e gli si dice non venirmi a trovare. Ecco, certo, insomma, anche per cui, i genitori non trovavano in questi appunto, mesi. Per cui guardi, lei ha, come dire, è come se in questi giorni fosse stata in redazione e abbia captato qualche cosa, va bene? Va bene, le ringrazio. Grazie, signora. Il signor Fedriga dovrebbe rispondere lui a questa mia domanda, perché batteva ogni giorno... Serbia. Qua è un discorso che riguarda anche la vicinanza, che riguarda anche la consuetudine. Non dico niente. Questo è un ma discorso. Anche America doveva essere nel questi 13 paesi. Questo però è più un discorso in quel caso a livello nazionale da fare. Però ci sta, come discorso ci sta. Ecco, ci sta grazie, tutto. La ringrazio. Buona serata, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Signora. Andiamo intanto avanti, c'è una novità insomma per quanto riguarda l'ANSA, che in realtà poi è un ampliamento di una notizia che abbiamo dato anche durante il telegiornale. L'invecchiamento attivo, la possibilità di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e i Paesi Bassi nello sviluppo della rete Città Sane e le iniziative messe in campo dalla città di Udine per gli anziani sono stati al centro dell'incontro tra il vice governatore Riccardi, con delega alla salute, l'assessore al comune di Udine Barillari e una delegazione guidata dal vice console olandese a Milano Roland Slachter. Lo riporta una nota della Regione. Riccardi ha spiegato che la Regione sta sviluppando una norma per dare una risposta complessiva al tema della fragilità, sia per quanto riguarda gli anziani, sia per quanto riguarda la disabilità. Fa un po' il paio con la notizia che abbiamo letto appunto durante il telegiornale e che riguarda il confronto che è in atto fra la Regione e le associazioni che si occupano delle persone ammalate di Alzheimer. C'è un'altra telefonata, prego. Prego. Sì, buonasera. Prego. Volevo chiedere un'informazione. Prego. Sono un kosovaro e ho le parenti in Kosovo che devono entrare fra un po'. Allora... Non entrano. Ma anche se hanno... Non entrano, anche se hanno residenze qua che fanno quarantena, non possono entrare. Dunque, l'ordinanza firmata... Rileggo... Allora, l'ordinanza firmata oggi dal Ministro della Salute prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e tutti gli altri mezzi di trasporto da e per i tre paesi aggiunti alla lista. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Qui c'è, parla di divieto e transito, non fa riferimento a quarantene. Abbia ancora un attimo di pazienza. Vediamo se...
qui c'è una... Ma anche se hanno promesso di soggiorno... Non c'entra, perché adesso sono di là. Sì, sono di là adesso. E allora no. Non parla nemmeno, devo dire la verità, non parla nemmeno di quarantena da questo punto di vista. Quindi non possono venire, ecco, insomma. Non possono venire. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Sì, ma scusa, mi spieghi una cosa. Se uno è arrivato altro ieri e ultimi 4 giorni, cosa fa? Torna adesso in Kosovo? Queste sono come sempre le considerazioni anche corrette che si fanno, no? Però non cambia... È una considerazione che non cambia il senso dell'ordinanza. Ma questa dura per quanto? Non si non sa. Non dice. Non dice una cosa? No, non dice. Aspetti, vediamo se Repubblica magari... se Repubblica... No, c'è proprio divieto... divieto di ingresso, però non dice se c'è, appunto, se dura fino a qua. Probabilmente terranno conto anche dell'andamento dell'epidemia, però non ci sono date, ecco, insomma. Va bene, aspettiamo, perché io pensavo che bloccato quelli che non hanno residenze, no? No, credo che proprio per dire anche se fosse un cittadino italiano, mettiamo, che dovrebbe rientrare da quei paesi, non potrebbe farlo. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Va bene. Questo è scritto. Non fa riferimento a quarantene. Non fa riferimento a quarantena. No, perché ieri io ho chiamato quelli di sanitaria e mi hanno detto che potevano entrare ma fare quarantena. Dopo stasera si è cambiato tutto. Io non leggo nulla di quarantene, né nel servizio nostro, né nei servizi degli altri giornali. Controllo ancora, se ha un attimo di pazienza, se c'è qualche cosa in ANSA. Magari potrei pensare che l'ANSA faccia riferimento a queste cose. Allora, aspetti, avevo visto. No, non c'è. Non ci sono altri riferimenti. Va bene. Ok. Ok, grazie. Grazie, mi dispiace. Molto gentile. No, niente. Si immagini, non c'è problema. Mi dispiace di averle confermato questa notizia, ecco, insomma. Allora, andiamo avanti. Qui dove siamo? Qua ho perso un po' il... Corriere della Sera. Corriere della Sera, avevamo incominciato a scorrerlo. Mosca ha tentato di rubarci le ricerche sul vaccino, le accuse di Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. Ancora una telefonata. Prego, buonasera. Buonasera, senta, volevo fare gentilmente una domanda. Mi stavo chiedendo, siccome sui mezzi pubblici, io abito a Udine, tra pochi giorni non ci sarà più l'obbligo di mascherina, già adesso non ci sono sì. distanziamenti, però mi chiedo come mai nelle farmacie giustamente c'è il distanziamento, bisogna andare con la mascherina anche nei supermercati, e secondo me sarebbe ancora più, diciamo, più necessario sui mezzi pubblici, visto che sono chiusi come ambienti, diciamo, che non c'è possibilità di movimento, che bisogna stare l'uno accanto all'altro, e mentre nei negozi e nelle farmacie insomma, c'è più regola, c'è più rispetto per questa cosa, che mi pare che stia riprendendo anche un po' di vigore questo problema di questo coronavirus. Guardi, sì. Io non ho sentito, se devo essere sincero, sì. questo degli autobus... Sì. Ripeto, non l'ho sentito, per cui non metto in dubbio
quello che lei dice, ma... Il distanziamento già non c'è, perché l'ho preso anche questa mattina e ci si può sedere l'uno accanto all'altro e non c'è neanche, non sono neanche 20 centimetri, perché si è gomito a gomito, per esempio. E per le mascherine a fine mese mi è stato detto che non ci sarà più l'obbligo e mi sembra un pochettino rischioso, no? Almeno aspettare ancora un po' di tempo per vedere come si svilupperà. Oggettivamente sì, anche perché, anche perché come ha detto lei, insomma, i dati non sono preoccupanti, però insomma... Però un pochino bisognerebbe, attenzione. Bisognerebbe stare attenti. Sa che cosa, sì. Signora? Sì. Adesso, detta così, se lei ritiene di... però siamo sempre là. È logico, sì. Lei la indossa per proteggere gli altri, se poi gli altri se ne strafregano, non è che cambia. Non cambiamo, infatti questa mattina, siccome io ho lavorato un po' in laboratorio di analisi per un po' di anni, sono molto attenta anche, ma come è giusto che lo siamo tutti attenti. Sì. E a due signore che non indossavano la mascherina ho detto a entrambe, anche se dovrebbe essere il conducente, che neanche lui, tra parentesi, quasi sempre la indossa, quasi mai la indossa. E ho detto a una persona, insomma, una risposta un po' seccatina, così posso anche capire, ha detto che dovevo soffiarsi il naso, però si soffia e si rimette. L'altra ha chiesto scusa e si è messo un foulard perché aveva dimenticato a casa la mascherina. Però insomma un pochettino di attenzione, è vero, io proteggo gli altri, ma se gli altri non proteggono appunto me, siamo sempre uguali. Sì, le dico, io insomma, ripeto, non ho sentito questa degli autobus, confesso, io non prendo l'autobus, per cui non mi sono informato, diciamo così. Sì. Però sì, oggettivamente, diciamo così, io starei un po' più... Starei un po' più attento, ecco, insomma. Ecco, sì. Magari prendere quelle mascherine FFP2, mi pare si chiamino così, che proteggono noi e anche gli altri. Sì, perché adesso si immagina poi quando si tornerà a scuola. Insomma, sono scenari che... preoccupano un pochettino, per dire la verità. Un pochino sì, perché mi diceva la farmacista, io abito a Beivars, Udine, frazione Beivars, la farmacista qui vicino a me, hanno la farmacia vicino a casa mia, e mi diceva che almeno fino a fine anno sarebbe opportuno indossarla sempre per vedere anche gli sviluppi, come si evolvono le cose. Certo, certo. Lei ha perfettamente ragione, signora. Niente, se voi potete magari in qualche modo sensibilizzare, visto che insomma, si entra in tutte le case, no? Magari dire... Sì. No, sì. Allora, il mio collega Marco Stabile usa questo modo di dire in senso sportivo o altro, che è non mollare. Ecco. Potremmo utilizzarlo anche in questo senso. Teniamo comunque la guardia alta. Abbiamo guadagnato delle giornate come questa in cui possiamo, insomma, in cui si è allentata un pochettino la tensione, eccetera. Credo che nessuno di noi ha voglia di tornare alla situazione di marzo e aprile. Sì. Vediamo anche noi adesso di non, come dire, di non mollare troppo, ecco, insomma. Certo, niente, incominciamo da noi e poi speriamo che si sensibilizzano anche tante altre persone che appunto non lo fanno. Io le ringrazio moltissimo, grazie, molto signora. Interessante la vostra rete, guardi, è un piacere ascoltarvi, veramente. La ringrazio anche molto. Anche quando c'è quella signora bionda, lei è il giornalista un po' più giovane, mi pare, dalla voce. No, io sono proprio quello, io la ringrazio molto, io sono proprio quello più vecchio. Dai, vabbè, complimenti, sembra un ragazzo, veramente. Le auguro buon lavoro e buona serata, grazie mille signora di avermi ascoltata, grazie buona mille, serata. Arrivederci buona serata anche a lei, grazie. Sono delle frasi che fanno piacere, dai, insomma. Pubblicità. Rientriamo in studio, siamo collegati via Skype con il nostro amico Lorenzo Acquaviva, attore, autore anche di progetti teatrali. Lorenzo Acquaviva è il, come si può dire, il deus ex machina di Approdi, che anche quest'anno torna
per 3 appuntamenti alla fine di questo mese. Intanto Lorenzo, scusa, c'è una telefonata in linea, mi dicono, per cui sentiamo la telefonata, vediamo se io riesco a rispondere e poi continuiamo a chiacchierare, anche per non tenere la persona appunto in attesa. Buongiorno, buonasera. Buonasera, quasi Gianni che parla. Prego. Buonasera, dottor Bosazzi. Mi sono un uomo, un vecchio dell'altro secolo, e sono abituato a ringraziare quando qualcuno mi dà qualcosa. Ieri sera al Tele 4 mi ha domandato e ho visto il concerto di Haydn alla cattedrale, che era bellissimo. E anche i concerti che dè al Verdi. L'altra volta era dei violini, delle viole, là di tutti gli archi, del Teatro Verdi, che era bellissimo. E mi di questo vi ringrazio. Vi ringrazio anche perché tante volte parlo monade e mi sopporto, la capisci? Allora, non voglio andare oltre perché c'è il Signore che aspetta. Allora, uso questa cortesia perché volevo dire ancora due robe, ma il Signore è giusto che sei in linea, che non aspetti. Mi do tempo, qua sono sempre a casa, perché fuori non posso andare. Sono 4 mesi a casa. Per mia fortuna con un piccolo tocchettino di giardino. E allora stavo là. Ma comunque se è pesante non vedere i nipoti e tutte quelle robe. Ma là. Mi scusi, signor Gianni, perché non può uscire? Non sta bene? No. Ah, mi scusi. No, la guardi, dottor Bosazzi, vi dico perché mi non ho privacy. Mi ho broncopatia ostruttiva e sono operato 2 volte. Uno sul destro e uno sul sinistro. Come polmoni, allora devo stare assai attento. È meglio che stia, sì, è meglio che... Ora mia moglie è fuori, con tutte le attenzioni. Vado solo in banca per fare i soldi. Vabbè, insomma, butta via. Sì, sono da una volta 3 mesi fa. Va bene. La scusi le monade, volevo dire ancora qualcosa, ma se meglio che non dico perché... Non è giusto che aspetti il Signore. Ok, grazie. No, grazie a lei, arrivederci. Grazie, signor Gianni, è di una cortesia squisita e veramente, devo dire la verità, da altri tempi. E, allora, Lorenzo, torna. Eccoci. Prodi 3 sere. Tanto buonasera a te, grazie dell'invito e anche buonasera a tutti i telespettatori. Mi fa un po' specie essere qui in remoto e non essere lì con te, era sempre un grande piacere fare queste dirette assieme, insomma, però segno dei tempi, signs sì, of the times, come diceva segno Prince. Dei tempi e anche poi delle possibilità, tra l'altro, che ci offre comunque Skype di, certo. Di ospitare anche fondamentalmente, se vogliamo, anche più gente, no? Perché poi approfittiamo di queste sì, dal vivo è meglio. Un'altra cosa. Allora, già riuscire, no, in una situazione come questa, a garantire a Prodi quest'anno è già una bella conquista. Guarda, noi ce l'abbiamo messa tutta. Io per un attimo ho temuto che quest'anno non lo avremmo fatto, lo avremmo fatto in circostanze diverse, in remoto appunto, però essendo io un attore che viene dal teatro, sono fautore del fatto che lo spettacolo... lo spettacolo performante, la danza, il teatro, la musica debba essere fatta dal vivo, se possibile ovviamente, per quanto possibile. Allora io e il mio gruppo di lavoro veramente ce l'abbiamo messa veramente tutta per garantire quest'anno un festival che sia, oltre a un posto bellissimo che è quello del Castello di Miramare, devo ringraziare pubblicamente la Andreina Contessa che veramente è una persona meravigliosa, ci ha messo a disposizione tutta la meraviglia, insomma, che gestisce come voglio dire, presidente, direttrice del Castello di Miramare. E è uno sforzo molto grosso, perché ovviamente dobbiamo garantire tutto, giustamente, dico, tutta una serie di forme di tutela per gli spettatori, quindi insomma è stato particolarmente complicato. Però insomma siamo vicini alla partenza, a questa navigazione, sono 2 settimane, e vorrei illustrarvi un po' il programma, se sì, posso. come no. Allora, quest'anno ho voluto, già prima del Covid ho pensato, ma perché non organizziamo un festival dedicato agli artisti? Facciamo degli omaggi agli artisti.
Poi, quando è successo il Covid, dentro di me ho detto, ma sono stato quasi un po' un visionario da certe, per certi punti di vista, perché poi in realtà gli artisti in questo momento così difficile non si sono potuti esibire. Io stesso lo spettacolo che farò sarà il primo che farò dopo sei mesi, quindi anche c'è una certa emozione, voglio dire, a dopo farlo. Sei mesi? Eh sì, perché io sì, l'ultima cosa l'avevo fatta a gennaio. Poi febbraio avevo dei laboratori, delle cose, poi c'è stato il lockdown e riprendiamo ora, quindi sono passati sei mesi per l'ultimo spettacolo che ho fatto. Sì, sì, sì. E quindi quest'anno il tema del festival è tutto il mondo è un palcoscenico, dalla famosa frase shakespeariana di esattamente come vi piace. E cominciamo il 30 di luglio con un gruppo che viene da Lubiana, che è espressione del festival Anna Desetnica, è uno dei nostri partner, è un festival molto famoso che c'è da 20 anni a Lubiana, è di teatro di strada. Loro sono un gruppo di 9 persone, sono dei cantanti, sono dei performer, sono degli attori e faranno, io poi non voglio spoilerare come si dice adesso troppo, ma faranno uno spettacolo anche molto sorprendente che coinvolgerà il pubblico tra la danza, il teatro, il canto, insomma una cosa molto performante. Ricordo che ci sono sempre 2 appuntamenti nelle serate. Subito dopo lo spettacolo, si chiama Oops, appunto, che viene da Lubiana, ci sarà una nostra amica, una mia amica grande collaboratrice, la mia detta stampa, che è una tua amica anche, che è Cristina Bonadei, che assieme a Massimo Tomasini farà un omaggio a Maria Callas, assieme a immagini, fotografie, insomma ci racconterà la vita e le opere di questa straordinaria interprete, forse una delle più grandi o la più grande interprete lirica di tutti i tempi. Il 31 luglio invece, scusate, cominceremo con un gruppo di 3 ragazzi molto promettenti che si sono dati questo nome molto curioso e per me molto, come dire, anche molto giusto per il periodo in cui stiamo vivendo, si chiamano Arti Fragili. Erano da noi l'altra settimana, uno di loro. Esattamente. Ah, bene, sono contento. Sì. Sono 3 ragazzi molto talentuosi che molto coraggiosamente si sono messi insieme perché vogliono fare un percorso di ricerca e ci stanno riuscendo. Quindi fanno questo spettacolo che sarà in qualche modo una presa in giro affettuosa nei confronti degli attori. Quindi rientriamo sempre in questo tema dell'omaggio nei confronti degli artisti e dei performer. Subito dopo invece c'è il sottoscritto che si presta a fare questo omaggio per i 10 anni della morte di un grande artista che Trieste ama molto, continua ad amare molto, che è Lelio Luttazzi. Nadia Pastorcic ha creato un'opera originale tratta dagli scritti, dai libri di Lelio Luttazzi, e assieme a Francesco De Lucia, che è questo bravissimo, anche giovane compositore e pianista, che mi accompagnerà in questo omaggio a Lelio Luttazzi. Questo è invece, questo sarà il venerdì 31, invece il 1 agosto, il sabato, avremo un altro omaggio ad un'artista misconosciuta che purtroppo ha avuto un destino triste, che è la figlia di Joyce, Lucia Joyce, che è stata una ballerina molto, molto brava, allieva di Martha Graham, insomma, che aveva studiato ad alti livelli, che purtroppo ebbe un destino molto, molto infelice, molto triste, perché poi finì in qualche modo con delle turbe psichiche, finita internata in un ospedale psichiatrico, accudita dal papà, da James Joyce. Quindi ci sarà un omaggio fatto da James Project, che è questo festival di danza che è diretto da Valentina Magnani, che anche loro sono 20 anni che fanno questo festival importante di danza, quindi sarà una coproduzione tra Festival Prodi e Dance Project, e sarà anche qui un omaggio tra la danza e il teatro. Quindi chiude in bellezza, sì, devo dire, un attore che è anche un amico, un attore che il pubblico conosce perché è stato protagonista di film importanti, diretto da registi come Marco Tullio Giordana e anche di fiction importanti, lo ricordiamo nei 100 passi, nella meglio gioventù, che è Andrea Tidona. Farà un omaggio in diretto a Giorgio Strehler perché lo spettacolo si chiama Edipo Se. E che cosa ha pensato Andrea? Ha pensato, se Strehler fosse in paradiso ed avesse a disposizione i grandi attori del passato e le grandi attrici come Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Tina Pica, Edoardo De Filippo, e volesse fare l'Edipo, che cosa succederebbe? accidenti. E quindi Andrea imita tutti questi, imita forse anche riduttivo dire imita, più che imita, in qualche modo li reinventa
a suo modo, in maniera molto affettuosa, quindi un omaggio affettuoso a tanti grandi artisti del teatro italiano, ed immagina Giorgio Strehler che mette in scena l'Edipo Re. Uno spettacolo godibilissimo, Andrea è straordinario, quindi veramente una chiusura in bellezza per il Festival a Prodi. Ma rifà anche Strehler? Certo, accidenti, allora lui è stato allievo, lui ha fatto il piccolo teatro di Mela, quindi Giorgio Strehler lo conosce molto bene. Lo conosce bene, uomo, quindi... sempre anche un po' incazzoso, ma basta, basta, siete dei cialtroni, voi attori, no? Cioè aveva questo modo anche, certe volte, un po' aggressivo nei confronti degli attori, no? Certe volte li mandava anche a quel paese. In Triestina anche, proprio. E quindi sì, assolutamente, lo ricrea in maniera affettuosa, insomma... è uno spettacolo veramente godibile. E questo è l'ultimo in programma, quindi il primo di il primo di agosto. Allora, perché ricordiamo 30 e 31 luglio e primo agosto. Esatto. Allora, poi so che tu stai preparando anche qualche cosa per la settimana successiva, per il 7 di agosto, che non c'entra, esatto, con la Prodi. Esatto, non mi basta, no? Non mi basta organizzare un festival, ne faccio un altro. Allora, io ho l'onore... per il secondo anno di collaborare con la Sissa nella loro produzione estiva tra arte e scienza, che è il Sissa Summer Festival, e l'anno scorso il preside, il professor Ruffo, mi ha dato un po' un compito, mi ha detto: ma perché non potremmo indagare il rapporto tra uomo e macchina, tra intelligenza artificiale e macchina? Io sul momento, molto assertivamente, ho detto sì, certo. Poi mi sono un po' tremate le ginocchia, perché ho detto: mamma mia, è una bella sfida. Ma ho avuto la fortuna di avvalermi di questo bravissimo videomaker vicentino che si chiama Gigi Funcis, che aveva collaborato con me l'anno scorso, e abbiamo ideato due spettacoli. Uno si chiama Spiral e un altro si chiama Ishi, che vuol dire coscienza in cinese, in cui si indaga in maniera diversa proprio il rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'uomo. Io non vorrei neanche dire anche un po' tanto, perché vorrei incuriosire i telespettatori a venire a vedere gli spettacoli, che saranno il 7 e l'8 di agosto. Poi magari, se ci sarà uno spazietto, Umberto... Magari sì, potremmo parlarne di nuovo. Approfondirlo un pochino. E dove questo della Sissa? Questo sempre al castello, stesso luogo. Ah, sempre, sì, ok. Stesso luogo, il piazzale antistante il castello di Miramare. Allora, chiudiamo, Lorenzo, con la domanda che, insomma, in questo periodo io ho fatto un pochettino a tutti gli attori che conosco, eccetera. Che periodo è per voi? È un periodo molto complesso. Io non voglio essere... Molti miei colleghi mi dicono è un periodo drammatico. Io, con l'ottimismo un po' gramsciano della volontà, voglio dire che è un periodo complicato, non voglio dire che è un periodo drammatico. Quello che sto riscontrando anche dai miei colleghi a Roma, che sento spesso, da quello che vedo anche sui social, è che questa grande difficoltà che sta attraversando il teatro e il cinema italiano sta dando anche l'opportunità per riscoprirci noi attori, noi artisti, come coscienza dei nostri diritti, di quello che siamo, di quello che vogliamo, di dove siamo, di dove vogliamo andare. Adesso sembrano un pochettino le cose chi siamo, dove andiamo, no, ma nel senso, mi sembra che abbia risvegliato un po' una coscienza di classe, diciamo così, di categoria, che era un po' addormentata un po' nelle difficoltà che in qualche modo forse si accettavano. Invece questa estrema difficoltà, paradossalmente, ha dato il là a una volontà di combattere i propri diritti, voglio dire, di riscoprirci come possibilità creative e in qualche modo di percorso, insomma. Mi sembra che tante cose stanno bollendo in pentola e, nonostante le difficoltà, penso che qualcosa di buono ne verrà fuori. La categoria è unita adesso? Perché all'inizio no, adesso è inutile andare a... No, io l'ho sempre sostenuto, che noi non siamo una categoria, noi siamo la categoria del bon. Tu mi dai 500, quello non viene a 500, c'è quello che viene a 400, se no a 400 c'è quello che viene a 300, no? Per semplificare, voglio dire, un po' il mors tua vita mea. Allora, la condizione dell'artista in questo particolare momento, ma non in questo particolare momento, è complicata. È complicata perché il lavoro è diminuito, è complicata perché i soldi dalla crise del 2008 sono, per la cultura, sì, sì, sono stati tagliati sempre più.
Quindi io umanamente, non dico che condivido, ma posso comprendere che chi sta, come si dice, la canna del gas ha bisogno anche di quei pochi soldi per andare avanti. Però dobbiamo imparare veramente ad essere orgogliosi di quello che siamo. E siamo dei lavoratori dello spettacolo e abbiamo dei diritti come tutti gli altri. Questo dobbiamo essere, e dobbiamo essere uniti, e forse questo è il momento in cui finalmente ci riscopriamo come categoria. Scusa, questo scusa l'impeto anche di quello che dico, ma è una cosa che mi sta molto a cuore, e veramente spero che da questo momento di difficoltà ne venga fuori qualcosa di buono, e anzi ne sono sicuro che è qualcosa di buono. Quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me sì, la categoria si sta unendo. Sì, ho capito. Ti faccio un'ultima domanda. Molto abbiamo riflettuto in questi giorni su un dato che è abbastanza così, cioè secondo te il pubblico è pronto a farvi ripartire, perché poi dopo c'è anche, hai capito, no, dove voglio arrivare, cioè, ho capito benissimo. Questa è una delle cose che non dico che non mi fa dormire la notte, ma certo, io posso anche capire che la gente, qualcuno può avere paura, qualcuno può avere timore, che no, però io penso che invece c'è anche tanta voglia di stare assieme. Io vedo anche i post che la gente ha fatto su Facebook. Oggi abbiamo scoperto il manifesto, anzi ringrazio pubblicamente Jan Sedmat, che ancora un anno ha fatto un lavoro meraviglioso. Ah beh, lui è bravissimo, tra l'altro, su queste l'hai cose. L'hai visto il nuovo? Non ho visto il manifesto. Sì, ho visto anche il manifesto, ma lui poi è veramente un grande bravo. Talento. Ne sentiremo ancora tanto parlare, sempre di più. Io vedo che c'è molta voglia di stare assieme, perché l'arte, il teatro, la musica, il cinema è anche un'occasione per stare assieme, per condividere, e a Prodi nasce proprio sotto questo auspicio del fatto di avere l'arte come pretesto per stare assieme. Infatti noi quest'anno non lo potremo fare, purtroppo. Ci avevamo l'agorà cosiddetta, in cui si beveva un bicchiere di vino, si mangiava qualcosa assieme, tutti assieme, e c'era un cosiddetto terzo tempo, come si dice nel rugby, sì, in cui le persone, dopo aver visto i due eventi, se ne stanno assieme, magari parlano di quello che hanno visto, condividono le loro idee. Era una grande occasione proprio di socialità. Penso che sia una straordinaria occasione di socialità. Allora Lorenzo, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo gli appuntamenti 30-31 luglio e 1 di agosto per l'edizione 2020 di A Prodi, tutti al Castello. Chiedo scusa. Tutti al Castello di Miramare. Io ti ringrazio, sei sempre molto gentile a darmi spazio. So che tu sei molto attento alla cultura, sei un grande cinefilo. E altro settore che lasciamo stare. Certo. Grazie Lorenzo, mi raccomando, buon lavoro. Un saluto a tutti i telespettatori. Allora, io ringrazio Lorenzo Acquaviva e possiamo avvicinarci ai saluti finali per quest'oggi. Vi ricordo che subito dopo di noi c'è l'appuntamento con il programma che segue le partite di calcio. Trieste Tele4 torna in diretta domani a partire dalle ore 7 del mattino con Sveglia Trieste, poi i consueti appuntamenti a partire dalle 13 fino alle 14.30, Trieste in diretta alle 17.30, alle 19.30 il telegiornale e poi dalle 20 alle 21, come oggi, l'appuntamento ancora in diretta. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, arrivederci a domani.